Veglia funebre. La persona dalla vita senza macchia era morta tranquillamente, senza agonia, e ora pareva dormire nel proprio letto, supina, gli occhi chiusi, i lineamenti distesi, i fluenti capelli bianchi accuratamente acconciati, come se si fosse pettinata 10 minuti prima di morire, il viso pallido di estinta, così penoso, così pacificato, così rassegnato, da mostrare con chiarezza che anima gentile avesse abitato quel corpo, quale vita senza macchia avesse condotto quella nonna serena, quale fine senza agitazioni né rimorsi avesse conosciuto quella saggia signora. In ginocchio presso il letto, suo figlio, magistrato dai principi inflessibili, e sua figlia Marguerite, il religione suor Eulalie, piangevano senza ritegno. Fin dall'infanzia, ella li aveva protetti con rigidissima morale, insegnando loro una religione immune da cedimenti, un dovere senza compromessi di sorta. Il figlio maschio era diventato magistrato e con l'ausilio della legge colpiva senza pietà deboli ed estinti. La figlia femmina, impregnata da quella virtù assunta in quell'austera famiglia, era divenuta la sposa di Dio, per disgusto degli uomini. Non aveva mai veduto il padre, erano soltanto a conoscenza del fatto che aveva reso infelice la loro madre e niente altro. La suora baciava appassionatamente la mano penzolante della morta, una mano eburnea come il grande crocifisso adagiato sul letto. Dall'altro lato del corpo, l'altra mano sembrava stringesse ancora il lenzuolo sgualcito da quel gesto che è detto la grinza dei moribondi. E sul lenzuolo c'erano ancora le lievi increspature di tela, quasi il ricordo degli ultimi movimenti convulsi che precedono l'eterna immobilità. Alcuni lievi colpi sulla porta fecero sollevare le due teste dei figli in lacrime. Entrò il prete, che aveva appena finito di cenare. Era paonazzo, col fiato grosso per la digestione appena iniziata. Aveva messo parecchio cognac nel caffè, per vincere la fatica delle nottate precedenti e di quella veglia che stava per iniziare. Sembrava triste, di quella tristezza ipocrita dei preti per i quali la morte è un mezzo per campare. Si fece il segno della croce e, avvicinandosi con le sue solite maniere, disse: «Figli miei, vengo per aiutarvi a passare queste ore di dolore». Suor Eulalie si alzò di scatto. «Grazie, padre, ma mio fratello ed io vorremmo star soli con la mamma. Sono gli ultimi istanti che passeremo con lei e vogliamo starcene tutti e tre insieme, come un tempo, quando eravamo piccoli e la nostra povera mamma». Non riuscì a terminare la frase, tante erano le lacrime che le sgorgavano, tanto era il dolore che la opprimeva. Rasserenato, il prete chinò il capo, già pregustando il letto. «Come volete, figliuoli?» Si inginocchiò, si segnò ancora, pregò, si rialzò e uscì lentamente sussurrando: «Era una santa». La defunta e i figli rimasero soli. Un orologio a pendolo, nascosto, mandava nell'oscurità un ticchettio regolare e dalla finestra aperta entravano i freschi odori del fieno e del bosco, insieme al fievole lucore della luna. Nessun rumore nei boschi, tranne il gracidio intermittente dei rospi e di tanto in tanto il ronzio d'un insetto notturno che entrava come un proiettile, sbattendo sul muro. Una pace infinita, una divina malinconia. Un silenzio sereno circondavano la morta e parevano emanare da lei, alleggiare intorno, placare la stessa natura. Il magistrato, sempre in ginocchio, con il capo sprofondato tra le coperte, gridò con una voce che sembrava venisse di lontano, straziante, attraverso i teli del letto: «Mamma! Mamma! Mamma!» La suora, scivolando sul pavimento, battendo contro il legno la sua testa di fanatica, convulsa, tutta contorta e vibrante, come in preda a una crisi epilettica, gemette: «Gesù! Gesù! Mamma! Gesù!» Sconvolti da un uragano di dolore, respiravano a fatica.
rantolavano. A poco la crisi si calmò e ripresero a piangere in maniera più tranquilla, così come sul mare agitato alle burrasche seguono momenti di bonaccia. Dopo parecchio tempo si alzarono e si misero a contemplare la cara Salma. E i ricordi, ricordi lontani e ieri tanto piacevoli, oggi tanto affannosi, tornavano loro in mente con tutti quei particolari insignificanti, ma intimi e familiari, che possono ridare vita a qualcuno che non c'è più. Ricordavano fatti, parole, sorrisi, intonazioni di voce di colei che mai più avrebbe parlato con loro. La rivedevano felice e tranquilla, ricordavano certe sue frasi tipiche e certi piccoli gesti della mano, come se battesse il tempo quando annunciava cose importanti. L'amavano come forse non l'avevano mai amata, e rendendosi conto della profondità della loro disperazione, si accorgevano di quanto le avessero voluto bene e come d'ora in poi sarebbero stati soli. Spariva il loro sostegno, la loro guida, tutta la loro giovinezza, tutta la parte lieta dell'esistenza. Aveva fine il loro legame con la vita, con la madre, la mamma, la carne che crea, il vincolo del sangue. Divenivano esseri solitari, isolati. Non avrebbero più potuto guardare nel passato. La suora disse al fratello: «Ricordi?» La mamma rileggeva sempre le sue vecchie lettere. «Sono lì, nel cassetto. Se le leggessimo anche noi, se rivivessimo questa notte tutta la sua vita accanto a lei, sarà come una via crucis, un modo di conoscere la madre di mamma, i nonni sconosciuti, di cui abbiamo le lettere e di cui lei ci parlava tanto spesso. Te ne ricordi?» Presero dal cassetto una dozzina di pacchetti di carte ingiallite, legati con cura e impilati l'un sull'altro. Buttarono sul letto quelle reliquie e, scegliendone una su cui era scritta la parola «padre», la persero e la lessero. Erano le solite vecchie lettere che si ritrovano nelle vecchie scrivanie della famiglia, lettere che hanno l'odore del secolo passato. La prima diceva «mia diletta», un'altra «mia bella nipotina», altre «cara bambina» e «mia cara figliuola». La suora prese a leggere ad alta voce, a ricordare alla defunta la sua storia, i suoi affetti, e il magistrato, col gomito poggiato sul letto, gli occhi fissi al volto della madre, l'ascoltava. La Salma sembrava felice. Suora Eulalie si fermò improvvisamente per dire: «Dovremmo metterle nella tomba, farne come un lenzuolo, seppellircela dentro». Prese un altro pacchetto su cui non c'erano indicazioni. Cominciò a voce alta: «Mia adorata, ti amo pazzamente. Da ieri soffro come un dannato, arso dal tuo ricordo. Sento le tue labbra sotto le mie, i tuoi occhi sotto i miei, la tua carne sotto la mia. Ti amo, ti amo. Mi hai fatto impazzire. Le mie braccia si aprono, respiro faticosamente, vinto dal desiderio immenso di possederti ancora. Tutto il mio corpo ti chiama, ti vuole. Nella bocca mi è rimasto il sapore dei tuoi baci». Il magistrato s'era rialzato in piedi. La suora si interruppe. Egli la strappò la lettera di mano e cercò la firma. Non c'era. Soltanto sotto la frase «colui che ti adora» c'era il nome di Henri. Il loro padre si chiamava René e quindi non era lui. Allora il figlio frugò con la mano d'un febbricitante nel pacchetto delle lettere e ne trasse fuori un'altra e lesse: «Non posso fare a meno delle tue carezze». In piedi, con la stessa aria severa che aveva in tribunale, guardò la defunta impassibile. La suora, rigida come una statua, con le lacrime ferme agli angoli degli occhi, osservava il fratello e aspettava. Lui attraversò a passi lenti la stanza, andò vicino alla finestra e rimase a pensare, con lo sguardo perduto, nella notte. Quando si girò, suora Eulalie aveva gli occhi asciutti, ma stava ancora ritta accanto al letto.
a capo basso. Egli si avvicinò, raccolse in fretta le lettere e le buttò alla rinfusa nel cassetto. Poi chiuse le cortine del letto. Quando la luce fece impallidire le candele che vegliavano sul tavolo, il figlio si alzò lentamente dalla poltrona e, senza rivedere per un'ultima volta la madre, ormai divisa da lui e dalla sorella, condannandola, disse a bassa voce e adagio: «Adesso andiamocene, sorella mia».